Ciao, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare il legno. Oggi costruiamo il mio nuovo bancofresa. Ciao a tutti e bentornati. Il mio bancosega aveva bisogno di una fresa e quindi ne ho costruita una. Ho preferito utilizzare questo metodo in cui tutto il blocco fresa è comandato da sotto al top. In questo modo non ho buchi sul top che servirebbero per la regolazione in altezza della fresa. E questo evita che i pezzi di legno si blocchino mentre vanno verso la fresa. E c'è una ruota che mi permette di far andare su e giù tutto l'intero blocco, è una ruota con una barra millimetrica, quindi ogni giro equivale a 2 mm, quindi mi permette di fare delle regolazioni molto precise. Il video di oggi è lungo e ricco di dettagli, quindi se siete interessati iscrivetevi al canale adesso. Per il resto occhio agli accordi e statemi dietro. Ok, primo step è costruire una gabbia attorno a una fresatrice. Questa è una normale fresatrice da hobbisti, di una marca qualsiasi. Per bloccare la fresa ho smontato il piattello inferiore e inserito 4 bulloni M8 nei fori che servirebbero per la guida laterale della fresa. Adesso iniziamo a costruire il meccanismo. Sto utilizzando multistrato da 18 mm, anche se con il senno di poi anche un 10-12 mm sarebbe andato bene e alla fine del gioco avrei anche risparmiato un po' di spazio. In un primo pannellino quadrato realizzo un taglio che dovrà ospitare un cuscinetto a sfera. Per fare il taglio preciso prendo come riferimento la larghezza del cuscinetto e aggiungo un foglio di spessore. Poi fisso due spondine che mi serviranno come guide per la fresatrice in modo da ottenere un taglio molto preciso. Se siete curiosi, lo spessore di un normale foglio A4 è di circa 100 micron, che tradotto in unità di misura umane è pari a un decimo di millimetro. Il secondo pannello è simile ma con un taglio verticale. Il meccanismo sembra molto complicato, ma dopo averlo sperimentato in realtà non lo è. Da questo punto in poi realizzerò una serie di binari sul quale far scorrere i vari pannelli. Utilizzo sempre un foglio per realizzare uno spazio leggermente più ampio del pannello che deve scorrere, un decimo di millimetro. A questo punto inserisco la barra filettata. Qui riprendo l'idea che ho già utilizzato per costruire la guida laterale a posizionamento incrementale millimetrico che ho montato sul mio banco sega fai da te. Vorrei che ogni giro di ruota la fresatrice salisse o scendesse di un millimetro. Ora, se facessi così mi verrebbero le stimmate ogni volta che devo muovere la fresatrice. Quindi ho scelto di fare un compromesso, di utilizzare una barra con passo 2 mm. In questo modo ho sempre una certa precisione. Un giro completo di ruota infatti fa salire o scendere la fresa di 2 mm, mezzo giro significa 1 mm, un quarto di giro mezzo millimetro eccetera, ma rimane comunque veloce qualora dovessi far calare o scendere la fresa completamente. La filettatura ISO con passo 2 mm è l'M16. Monto un'altra coppia di binari ed un terzo pannello sul quale monto un bullone M8 e due cuscinetti. I due cuscinetti intercetteranno i primi due pannelli, esattamente in quei tagli che ho realizzato all'inizio del video. Di conseguenza c'è un movimento vincolato tra i vari pannelli e come per magia il movimento orizzontale del cubetto si trasforma in un movimento verticale del terzo pannello. Su questo pannello monto uno spessore e poi aggancio la slitta con la fresa. Quindi ruotando la barra filettata, la slitta con la fresa andrà su e giù. Tac.
Per avere la slitta più rigida sostituisco i 4 bulloni M8 con delle barre filettate uniche, tagliate a misura. A questo punto monto delle spallette laterali che serviranno per avvitare l'intero meccanismo sotto al piano del banco fresa. Ecco, su questo pezzo monto una bussola M8, non so come si chiama dalle vostre parti, qui si chiama bussola o dato a griffe. Questo serve per far scattare il meccanismo di blocco dell'albero, in modo da far stringere la fresa quando cambierò punta. Su questo ci torno dopo perché la soluzione che ho scelto è molto interessante e può essere di ispirazione per risolvere diversi problemi. Anche perché, lo sapete, noi amiamo imparare e imparare facendo e in queste sfide vediamo delle opportunità. Perché sappiamo che risolvere un problema non è una cosa fine a se stessa, è esplorazione, è scoperta, è collaborazione. È molto più che solo un mezzo per raggiungere il nostro scopo. Se ascoltare queste ultime due frasi vi ha fatto venire la pelle d'oca come a me pronunciarle, allora siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda. Ogni iscrizione al canale a questo punto è ben accetta. Ecco, è arrivato il momento di montare il meccanismo sotto al banco fresa. Per questo faccio un buco guida e mi costruisco un piccolo jig per l'allineamento che serve sia per allineare la posizione XY della fresa al centro del tavolo sia per controllare la verticalità dell'albero della fresatrice. E infatti prima di fissare il meccanismo ho dovuto fare una piccola correzione e aggiungere un paio di rondelle per garantire la verticalità dell'albero rispetto al piano. Ok, siamo quasi in chiusura. Qui costruisco una monopolona e ci tengo a precisare che non usavo un chiodo da anni. Alleggerisco la ruota creando dei fori e poi arrotondo tutti i bordi e questo è il motivo per cui sto costruendo un banco fresa. Siccome agendo sulla monopolona la barra filettata si fletta un po', realizzo un piccolo supporto utilizzando una rondella M14 per non fare rovinare il multistrato con la filettatura della barra. Qui utilizzo una tecnica particolare ispirata al lancio degli stelli di Alfred Fedete. Tac! Adesso una manopolina per la manopolona e ci siamo quasi. E questo è il momento della verità, quello in cui si capisce se tutto questo lavoro è stato inutile o se è servito a qualcosa. E fortunatamente funziona tutto. Ok, prima ho mentito, manca ancora qualche minuto, ma ci sono un paio di perle che vorrei mostrarvi, quindi rimanete collegati. Intanto realizzo un piccolo scasso per montare un piccolo pianetto intercambiabile in plexiglass. Faccio una fresata dello stesso spessore del plex, 4 mm, e poi taglio completamente la parte interna, quindi la svuoto. A questo punto il meccanismo è praticamente completo, ma si pone un problema. Lo spessore del piano del banco sega è di ben 18 mm, il che significa che le frese potranno uscire dal banco solo di pochi millimetri. Allora ho cercato una prolunga dell'albero, ed effettivamente esiste, con l'unico problema che ha un mozzo da 12 mm, mentre l'albero della mia fresatrice ospita al massimo 8 mm di diametro. Fortunatamente qui mi viene incontro il mio tornitore di fiducia, che ha fatto un lavoro eccezionale, quindi ha ridotto l'albero da 12 mm a 8 mm. Prossimo acquisto, un tornio per metalli. Ok, taglio l'albero a misura e siamo a posto. Ecco, vi ricordate quando prima vi ho detto che sul blocco dell'albero ci sarei tornato dopo? Perfetto, questo è il momento. Su questa manopolina monto un bullone M8, che andrà ad agire sul blocco dell'albero, quello che c'è in tutte le fresatrici verticali.
In questo modo posso sostituire le frese semplicemente ruotando questa manopolina. In realtà questa sarà un'operazione che effettuerò molto raramente perché il prolungo dell'albero ha una sua pinza, modello ER16, che è possibile stringere indipendentemente dall'albero. Devo solo attrezzarmi con un paio di chiavi della giusta misura. Tra l'altro la pinza può montare colletti di diverso diametro e questa è cosa buona e giusta perché mi consente di montare frese con gambo di diametro diverso. Ok, adesso abbiamo veramente finito. Monto un interruttore di sicurezza che ho recuperato dal mio primo banco Sega e siamo pronti per il conto alla rovescia. Ok, funziona tutto, meno male. E allora, è stata dura ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Rimangono alcuni dettagli, per esempio bloccare il plexiglass sul top, costruire una nuova guida laterale con l'aspirazione e questo lo vedremo in un prossimo video. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se avete dubbi o qualche domanda lasciatelo nei commenti e sarò ben felice di rispondervi. Ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale, cliccate qui.